in partenza con tanto disagio. Ma io non lo capisco come facciamo a essere in tre e occupare per 200 comunque. Ciao Lunina, che potevi mancare tu, ma ti pare? Bisogna festeggiare insieme. Yeah! Ah, perché stiamo portando anche vini, eccetera. Ovviamente devo portare le wrap, insomma, un po' di roba in più per... che non dovrebbe tornare, speriamo. Ok, ci siamo? Andiamo? Let's go! Iniziano i festeggiamenti per il mio compleanno! Quindi, siamo partiti. Dopo 5 minuti, per fortuna, mi è venuto questo presentimento di aver dimenticato qualcosa. I vestiti per domani. È una cosa tra tutte che non dovevamo dimenticarci. Sono i vestiti, ma ovviamente. No, ma bravi, eh! Si faceva in jeans e maglietta. Ho pure messo tipo dress code per fare una cosa ancora più elegante e carina, e quindi c'è stato l'impegno da parte di tutti per trovare il vestito giusto. Io l'ho trovato abbastanza facilmente, domani lo vedrete, è molto molto carino, e anche Jimmy ha preso dei completi molto particolari, perché appunto il dress code è pastello e quindi si è impegnato a cercare dei completi color pastello che ovviamente vi faremo vedere domani quando anche lui deciderà, perché ne ha presi due. Appena arrivati in Toscana da Jimmy, e lì c'è una delle ultime cose prese all'ultimo secondo ieri. Yes, io e le mie organizzazioni last second. Comunque non vi ho fatto vedere che ieri sono andata a tagliarmi i capelli. Yes, ci piace? Tipo questi layers, li ho accorciati un pochino, mi piacciono molto, sono molto contenta. Palloncini recuperati! Io, Silvia, quando mi hai chiesto cos'è scoppiato... Cos'è scoppiato? Jimmy c'aveva il cuore! Cos'è scoppiato? Io temo per questo. Che bello, super elegante. Ok, dai, andiamo a mangiare. No, ma non... No, metti in macchina di là. Sì. Io direi la luna, io non volevo niente prima. Piano, no? Quindi siamo arrivati in location. Per questo weekend ho invitato tutti i miei amici in questa meravigliosa villa in Toscana per passare 2 giorni insieme. Vi faccio vedere. Questa è la nostra stanza, la suite. Anzi, è uno spettacolo. È uno spettacolo! Ma soprattutto guardate il letto, è gigante! Sono felicissima e... devo veramente fermarmi e dire, Silvia, sta succedendo veramente, goditi questi 2 giorni perché sono tutto quello che hai sempre desiderato nella vita, cioè riunire tutti i tuoi amici e averli qua a festeggiare, festeggiare insieme, festeggiare te. Oh, oddio, troppe emozioni. Devo tipo farmi il mio piantino in una stanza per dire ok, sta succedendo davvero, e poi iniziare a godermi i festeggiamenti, soprattutto perché ovviamente ragazzi c'è la Queen. C'è la Queen! Mua. Ovviamente non poteva mancare Luna. Ciao! Questa sera nella cucina professionale abbiamo delle chef poco professionali, però vabbè, cibo c'è, la spesa si è fatta, direi spesa di sostanza, frigo dei sogni di Jimmy, io ve lo giuro, Jimmy vorrebbe questo frigo nella sua vita.
Masterchef, allora, cosa stiamo preparando? Vale? Allora, tu giri il pomodoro. Sì, questo ci serve per fare la lasagnetta. Lasagnetta. Questo ditino, sempre lasagnetta. Io preparo il cetriolo. Qui facciamo panzanella. Qui verdure assaggio di varie cose, perché taste test all the way. Qui abbiamo mozzarella e verdure arrostite. Lì Jimmy sta impazzendo. Ce la faremo a portare a casa questa cena per 10? Sì! Sei chef, pizza? Guarda che crostini! Ma questi si mangiano solo così, Io l'ho detto, la panzanella no! Oh! Wow! Vogliamo fare la panzanella affumicata! Cioè? E dici un raffermo, allora si fa uno spintare! Buono! Come sono venute? Fammi questa cosa molto food porn. No. Pane e olio. Ma facciamo il primo stappo? Che c'entra? Ma è un pre-stappo. Questo è il pre-stappo. Sciabordalo. Volevo il lancio del tappo, ma vabbè, guarda. Potreste finire la giornata odiandomi, però vabbè. Io toglierei il condizionale, sarà una sicurezza. Al quasi! Mancano 3 ore al gioco! Allora, ora siamo in un riddle, 10 persone, un capotavola, come si siederanno? Ah, finalmente io so il mio posto. Oh. Arrangiatevi. No, amore, sono così lontano. Stai. Oh, vai. Allora, abbiamo tutto. Bravi. Ci guarda tutti con giudizio, io ve lo dico. È il mio compleanno! Finalmente, raga. Finalmente sono felicissima. Ieri sera, serata stupenda. Ce la siamo proprio goduta, rilassata. Qui, un posto meraviglioso. Qui siamo nel giardino, chiamato giardino d'inverno, che è poi questa verandina che da fuori su questo spettacolo. Cioè, io sono innamorata del panorama. Non potevo non festeggiare nella mia regione del cuore e ora nulla, questa mattina relax, tutti si svegliano all'ora che vogliono e poi ci prepariamo per la giornata di festa. Oggi verrà una chef e lei lavora spesso in questa villa, ma poi è veramente bravissima. Abbiamo studiato il menù insieme e sono super esaltata perché è un menù molto particolare che io personalmente amo, quindi è il mio compleanno, quindi ho detto ok, facciamo quello che piace a me. E io mi sono già fatta i capelli, ti sono scesa super pronta perché ieri sera abbiamo fatto la doccia. Abbiamo fatto il bagno in piscina a mezzanotte, io e Jimmy, e quindi stamattina ho subito cercato di sistemare perché poi troppe cose da fare. E sono felice! Per il pranzo di oggi, ovviamente e per fortuna, non cuciniamo noi, ma Nicole, che sta preparando il pranzo dei miei sogni. Qui abbiamo della quinoa con gli edamame, un dal di lenticchie, tofu al curry. Vabbè. Di cosa stiamo parlando? Qui faccio vedere così queste melanzane. Grazie. Io ho appena assaggiato il naan bread più buono che abbia mai mangiato. Tutti i miei viaggi, niente. Devo venire qua, Nicole. Meraviglioso. Nel frattempo sono arrivate le ragazze di Aries che hanno organizzato e allestito tutto. Sono in procinto di rendere questa tavola da meravigliosa come è a super wow.
tavola meravigliosa. Ragazze, 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 bravissime, meravigliose. Wow, stupenda, perfetta per questo ambiente, devo dire. Perfettissima. Bravissima, stupenda. Mi piace tantissimo così. Sì, davvero. Questo è la tavola da pranzo dove tutti ci siederemo per il pranzo che sarà allestito laggiù. Qui c'è l'angolo palloncini, c'è... Ragazzi, questi palloncini, di cosa stiamo parlando? Meravigliosi. E là fuori lì abbiamo un Jimmy operatore del sistema. E poi qua fuori verrà allestito tutto l'aperitivo. Ora siamo in fase di allestimento in realtà perché già arrivando i miei amici qua della Toscana. Yeah. Dai, oh, e faccio palestra apposta, sì, ma mi sembra allungata. Di nuovo! Iniziamo le danze! Vai! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Va bene, è waterproof, è waterproof. Dove vuoi che io vada? No, allora devi capire che gli zii qua sono un po' in difficoltà in tutto, giusto zio? Zio, zio, supportami in questo, ho finito l'effetto. Io ti posso anche assecondare, ma quante cavolate stai dicendo? Andiamo bene. Noi siamo un pochino assuefatti da questa situazione. È stata molto bella questa festa, vero? Ho fatto una bella spirale. Niente in paragone alla Fashion Week. Tu ci sei stato, amo. Il 25 settembre non è più il mio compleanno, ma questa mattina, cioè ieri sera, io e Jimmy siamo rimasti a dormire qua in villa e questa mattina ce la siamo presi un pochino con calma per rassettare tutto e tornare a Milano. È stato meraviglioso, cioè tutto quello che io desideravo per come festeggiare il mio compleanno mi ha rispecchiato totalmente e rivedere tutti i miei amici, sono persone che veramente io dal primo all'ultimo ho conosciuto in 15 anni, è stato veramente magico poterli riunire tutti, stare con loro, sono veramente immensamente felice e grata e basta, io se posso dire una cosa
Quella cosa che poi dico sempre a ogni compleanno, festeggiatevi, ma soprattutto permettete, date la possibilità agli altri di festeggiarvi. Quindi troppo spesso io stessa negli anni ho sempre aspettato il tipo, no, ok, mi faranno una sorpresa, arrivare con tipo 100.000 aspettative e poi il giorno del mio compleanno quasi non essere considerata da nessuno, perché ovviamente tutti hanno i loro impegni, eccetera. Quindi una cosa che ho veramente imparato da Jimmy, e io ormai sono anni che ve lo dico perché l'ho imparato davvero, è che se vuoi essere festeggiato, devi mettere le persone nella condizione di poterlo fare. Poi sta a loro venire alla tua festa. Quindi io questo è quello che faccio da ormai anni, da quando l'ho imparato da Jimmy, e devo dire funziona perché alla fine te la godi veramente. Te lo sei organizzato tu? È vero, viene tutto da te, non c'è stata la sorpresa, festa sorpresa. Però alla fine il risultato è che hai festeggiato con i tuoi amici che sono venuti a festeggiarti, che ti vogliono bene e non è che non ti vogliono bene soltanto perché non ti hanno organizzato qualcosa. Quindi il miglior modo per essere festeggiati è permettere agli altri di farlo. Con questa perla, grazie a Jimmy, io vi saluto con questo meraviglioso paesaggio. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato interessante il menù che abbiamo studiato insieme a Nicole e che abbiate apprezzato questo meraviglioso posto. Io voglio andare via, io mi nascondo in una stanza. Stupendo. Cioè, tipo Cavecchia vibes, raga, Cavecchia vibes, tutto, tutto, perché anche questo giardino d'inverno noi lo volevamo. E ovviamente questa non è Cavecchia vibes perché questa vista non l'avremmo mai avuta. Però sì, è un po', non è un colpo al cuore, nel senso è bello e piacevole, perché mi sento proprio bene in uno spazio così. E boh, non lo so, vabbè, vedremo in un futuro, non voglio dire cose che poi tanto non si sa nemmeno cosa facciamo domani, quindi niente, va bene, chi lo sa, solo vivendo. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Sì, sono in pigiama.